Non mi scandalizza come scandalizza altri una piccola o una comunque modesta tassazione, si è parlato dello 0,5%, per capitali che non sono così enormi, perché oggi 1 milione di euro è una casa buona, ma non un castello, insomma. Non mi scandalizza, quindi io personalmente non sono così tetragono nel dire no a una tassazione sui patrimoni nel complesso. Sulla prima casa io ho qualche forte dubbio, anzi, personalmente sono fortemente contrario a rivotare l'ICI, solo il governo Berlusconi l'ha tolta, qualcuno la vuole rimettere. Mi ha dato un passaggio in aereo il venerdì, ha finito di lavorare avendo iniziato il lunedì, venerdì alle ore 18.30 e sabato e domenica, adesso è a Verona proprio mentre parliamo noi in questo momento, ha una serie di appuntamenti infiniti, quindi che sia noi e che abbia troppo tempo libero, no. Certo, non è più incompatibile e credo che il presidente del Milan lo farà, credo che un occhio maggiore o più apertamente alle proprie aziende lo potrà dare, ma non lo vedo lontano. Che influsso avrà la russa? Per esempio, sulla politica o sulle sue aziende? Allora, presidente del Milan, questo che cosa significherà, per esempio, che decide un po' di più i contenuti? Vedo tempi brutti per Allegri, attendo a chi fa la formazione, Allegri, no, battute a parte, sono preoccupato per l'Inter, perché lui... quando si è occupato del Milan, il Milan ha vinto tutto, insomma. Adesso non voglio essere, non può sembrare piaggeria, è un modo per esorcizzare, anzi, per me che sono interista dalla A alla Z. I rapporti personali, purtroppo, lo dico seriamente, purtroppo sono ormai inesistenti, nel senso che non ci frequentiamo, non ci telefoniamo. Forse l'ultimo contatto extrapolitico, eravamo già in rottura, è stato i compleanni dove ci siamo mandati un messaggino di auguri, lo farò se non mi sbaglio il 3 di gennaio, il suo compleanno, a memoria dico, ma mi pare sia il 3 gennaio. Intanto glieli manda in anticipo da qui, dall'intervista. Sì, voglio dire, io ho cercato, qualcuno non se ne è accorto, ma io ho cercato veramente di polemizzare il meno possibile, quasi mai, con Fini, tranne in una occasione in aula che per me però è stata da catarsi. Se avvengono episodi di violenza si condannano. Onorevole. Si condannano. Ma quando la Onorevole ricerca... Ministro, la prego. Onorevole La Russa, la prego di avere un atteggiamento rispettoso. Onorevole Ministro, la prego di avere un atteggiamento rispettoso. Onorevole Ministro, non le consento di insultare la Presidenza. La seduta è sospesa. Perché l'idea che Gianfranco, con cui ho diviso per una vita un sacco di esperienze politiche, ma anche umane, insomma, cui mi legava una profonda amicizia, in quella occasione prendesse le difese della sinistra, secondo me ingiustamente, ma è soggettivo, e fosse quasi contento di... quello non l'ho gradito, ecco, diciamo. Torniamo alla domanda che le ho fatto. Da quel momento in poi non c'è più stato un minimo di polemica e non mi piace che ci sia. Certo che le strade si sono lungamente divise. Adesso... E perché Fini oggi è il massimo, diciamo, sostegno istituzionale al governo? Perché hanno bisogno, il Terzo Polo e lui in particolare, di più tempo possibile per vedere come rientrare in un giro che conta.